Alberto Marolda, l'Opinione TV, abbiamo l'onorevole Landolfi, ha appena parlato al primo congresso di Lettera 22, quindi un'associazione di giornalisti, definiamoli di centrodestra, ma in realtà forse è meglio definirli di giornalisti liberi. E anticonformisti. E anticonformisti. La televisione, mass media. Oggi è difficile declinare l'egemonia nel momento in cui, lo diceva Segni, ho ascoltato una parte, non sono nella parte finale, i mezzi di informazione di massa lasciano il campo per effetto dell'innovazione tecnologica ai personal media. Oggi ognuno è editore di se stesso e come facciamo il palinsesto della nostra vita grazie alla dilatazione abnorme della religione dei diritti civili, per cui ognuno di noi dice che può vivere come crede indipendentemente dagli altri, così nel campo dell'informazione ognuno può farsi il proprio palinsesto. Penso che dobbiamo partire da questa consapevolezza per calare il tema dell'egemonia, sapendo che sono cambiate le coordinate del dibattito. Io mi sono occupato più volte come membro della vigilanza RAI, come presidente della stessa commissione, del rapporto difficile tra RAI e politica, RAI e partiti, RAI e concorrenza. Abbiamo parlato di comunicazione, vorrei però riportarla su un tormentone di questi giorni che sono i referendum. Lei non pensa che il governo abbia difeso poco le posizioni, le sue posizioni su questo, e che quindi il risultato sia un po' anche per questo sia venuto fuori? Ma indubbiamente c'è anche questa chiave di lettura, no? Del resto aver rinunciato in anticipo a spiegare anche forse l'inutilità di alcuni quesiti, per esempio quello sul nucleare, dal momento che gli effetti della legge erano già stati sospesi dallo stesso governo, oppure spiegare che sul legittimo impedimento la stessa Corte Costituzionale aveva di fatto già svuotato di significato una legge che tra le altre cose scade fra pochi mesi, e forse avrebbe dovuto spiegare che il referendum sull'acqua in realtà riguarda anche i trasporti e i rifiuti, e che adesso bisogna metterci mano rapidamente per evitare che questo referendum possa ritorcersi contro gli stessi cittadini nel senso che potrà portare ad un aumento delle tariffe. Quindi è un problema che sicuramente ci dovremmo porre. Probabilmente se avessimo spiegato meglio, se avessimo deciso di ingaggiare una battaglia politica, elettorale, culturale con i promotori del referendum, forse insomma avremmo cercato anche di spiegare, però è anche vero che sul referendum hanno pesato paure. Forse ci si è basati troppo sulla paura per Fukushima e quindi si è pensato che tutto era perso. Adesso come punto. Si fa poi di fronte a disastri del genere prevale una spinta anche irrazionale ed è difficile dare torto ai cittadini, sì. Vedono quelle cose in televisione, sentono un allarme fortissimo e poi pensano mettermi un aggeggio del genere in casa, è difficile far capire che noi in effetti ce l'abbiamo appena fuori casa, però è una lotta impari e quindi è un segnale adesso che dobbiamo cogliere, atteso che molti esponenti della maggioranza sono andati a votare, quindi da qui a dire che è una sconfitta per il governo ce ne vuole, diciamo che è un segnale che il governo deve cogliere. Bisogna cercare di non disunirsi adesso e questa è la precondizione, ma penso che non ci disuniremo. I soldi per l'energia atomica c'erano, quindi a questo punto verranno ridislocati sulle energie alternative? Beh, ho visto che i titoli ieri in borsa sono schizzati, e cerchiamo di utilizzarli anche per fare la riforma del fisco, i soldi. Per esempio. Va bene, lasciamo l'onorevole Landolfi al suo lavoro, grazie. C'era la centralità del servizio pubblico, poi si è affiancata la televisione commerciale che ha avuto dei meriti enormi, poi sono arrivati i new media, poi la concorrenza si è spostata dalle emittenti alle piattaforme e siamo al giorno d'oggi. Con Twitter, i social network, Facebook, internet. E quindi come cambia oggi la professione del giornalismo, come cambia il rapporto tra informazione e politica, come cambia il rapporto tra informazione e potere. Ora, vedete, c'è un mito da sfatare, e lo diceva Saccato, un mito che quasi antropologicamente ci vuole
inferiori rispetto alla sinistra nel modo di fare il giornalismo, di fare informazione. Come se il giornalista, a me non piace dire di destra, diciamo il giornalista libero e anticonformista, forse rendiamo meglio l'idea, sono un uomo di destra, però forse mi rendo conto che questa etichetta a qualcuno possa essere stretta, a qualcuno l'altra. Penso che se stiamo qui è perché teniamo la libertà del nostro paese e perché ci sentiamo altro rispetto alla mondana corrente, ci sentiamo altro rispetto al pensiero unico dominante, ci sentiamo altro rispetto a chi ci vorrebbe tutti quanti inglobati, incasellati nelle logiche che poi vengono spacciate come logiche eretiche o logiche rivoluzionarie, ma che in realtà sono logiche invece molto conservatrici. Io penso che il giornalista di destra debba sfuggire, rifuggire da un cliché che gli è stato più basso, di essere un giornalista traiminizzato, un giornalista che può andare bene per lavori al dì, incapace di rappresentare un'idea di società, un'idea di comunità, un'idea di politica, un'idea di Stato, un'idea di nazione, incapace cioè di dotarsi e di utilizzare quelle chiavi di interpretazione della società che aprono la cassaforte dell'egemonia. Noi non ne abbiamo, e se ce ne abbiamo non ce ne fanno usare. Perché? Perché la vulgata corrente vuole che il giornalista e l'informazione in grado di fare questo sia solo quello di sinistra. Io vedevo qui prima, ecco, Gustavo Selva, che è il Santo Stefano dei giornalisti, il protomartire, è l'uomo che ha subito davvero la discriminazione all'interno della RAI in anni difficili, in anni in cui non si rischiava, l'ho detto vulgaro, tutto da dimostrare, ma si rischiava il vero e proprio ostracismo politico, culturale, umano, civile, e fuori c'erano forse anche le pallottole dei terroristi che gli davano poi la parte finale dopo che era stato isolato. Bene, vedete, noi non possiamo essere più quelli che passano per gli educatori, che passano per quelli che non sanno fare informazione, per quelli che non sanno interpretare la società. Mi dispiace che sia andato via Agostino Sacca, perché Sacca ha scritto pagine, ha firmato pagine importanti, se posso dire. Ne cito una: la lettura da parte di Bossi di una poesia in napoletano in un programma con genitore, il programma del sabato sera. Ecco, vedete, quello è un modo intelligente di fare servizio pubblico.